L'arcipelago vuole dunque essere l'inizio di un percorso verso sapienza, che stasera propongo a voi, così come i sapienti ce lo propongono. Una sfida a cui non possiamo più sottrarci. Non vi ho invitato qui stasera solamente per assistere alla chiacchierata di un autore sul proprio libro. Io vi ho invitato per cercare di scuotervi e spronarvi a imboccare una via, la via verso sapienza. E allora, accettiamo la sfida e incitiamoci con le parole coraggiose di Friedrich Hölderlin. E dunque va, cammina disarmato attraverso la vita, senza pena. Sia benedetto tutto che ti accade e sii pronto alla gioia. Che potrà darti dolore, cuore, ostacolarti lungo la via per cui tu devi andare? Facciamo il primo passo verso sapienza, entrando nel cuore del primo dramma, Eraclito, che ha come centro focale il dolore che i ragazzi, protagonisti del dramma, patiscono perché avvertono l'assenza del divino. Il divino, così come le religioni lo propongono, è diventato estraneo e inavvicinabile. La loro sofferenza è schiacciante ed essi arrivano a invocare l'oblio e la follia piuttosto che vivere in un mondo, in una natura, lontani dal divino. Sentiamoli. Ma forze audaci di Grecia, e voi tutti generosi, grembi creatori della terra, ai nascituri, sempre, in onore alla vita, porgete un calice d'oro ricolmo d'acqua di lete. Nelle onde risanatrici bagnate i casti germogli e come sguardi di Dioniso appaccanti addormentate, in un porgere sincero e suscitatore, stendete il velo d'oblio sopra i capi infelici, lasciando al giovane vivere eternamente, eternamente, la purezza di una mite follia. E per noi, anche per noi sarebbe gioia, di nuovo, anche lontano dal divino, perché è meglio non saperlo che sentirlo assente. Meglio non saperlo che sentirlo assente, che patire la sua assenza. In una natura divenuta indifferente, priva di intimità con essi, si sentono gettati nel tempo e nello spazio e abbandonati al proprio destino. Il loro dolore diventa paradigma per tutti gli uomini. Questo è il dolore dei mortali, sentirvi assenti, dei felici. E questo fa che guardino in alto, sempre, verso i prati fioriti del cielo, gli occhi arrossati di chi è rimasto solo. Ma quella assenza, tuona Eraclito nel dramma, è dovuta alla cattiva sapienza degli uomini, delle religioni soprattutto, che ha tracciato un solco invalicabile, che è diventato baratro, è diventato abisso infondato tra essi stessi, noi, e il divino. Nelle religioni di origine biblica, ebraismo, islam, cristianesimo, che possiamo considerare l'apice dello slancio religioso dell'uomo verso Dio, si rende definitiva e irreversibile la contrapposizione tra uomo e Dio, terra, regno dei cieli, dolore, beatitudine, morte, immortalità, dove tutto il negativo appartiene alla nostra vita terrena, tutto il positivo al regno dei cieli. Il senso tragico del dramma
il dolore come conseguenza dell'assenza del divino, è dentro tutti noi, sottaciuto, che ci paralizza impedendoci di scoprire, di riconoscere, di liberare altre forze. Per superarlo dovremo innanzitutto ripensare quella contrapposizione tra uomo e divino, che abbiamo sempre accettato come verità, senza mai metterla in discussione. Friedrich Nietzsche, con la sua forza espressiva, risolve subito la questione quando fa dire al suo Zarathustra queste parole: ma affinché vi apra tutto il mio cuore, amici, se vi fossero degli dèi, come potrei sopportare di non essere un dio? Dunque, non vi sono dèi. Bene, ho tratto la conclusione. Ma finché noi pensiamo che essi esistano, il peso insopportabile di essere altro da loro ci schiaccia. E per liberarci da esso dovremmo capire fino in fondo perché l'uomo, nei millenni passati, se lo sia caricato sulle spalle questo peso, quali motivi lo abbiano spinto, consci e inconsci.